Allora, Antonio, la mia prima domanda è: che cos'è esattamente Bentoo? Ciao Marina, innanzitutto grazie per l'intervista. Allora, Bean2 è un concetto semplice, con dietro molta tecnologia però. È una piattaforma che permette agli sviluppatori di applicazioni mobile di introdurre facilmente dentro l'applicazione delle dinamiche di gioco competitive e collaborative. Per esempio, la possibilità per gli utenti di avere uno score, un punteggio in base ad azioni specifiche decise dallo sviluppatore di suo interesse. In un gioco può essere fare un determinato punteggio nel gioco, ma in un'applicazione di contenuti può essere, per esempio, avere dei followers e avere successo nei propri post. È lo sviluppatore che decide le azioni che vuole incentivare nell'applicazione e per quelle azioni costruisce un'esperienza di gioco e può permettere quindi agli utenti poi di competere, di scalare una classifica, di sfidarsi, di scommettere contro. Può anche creare lo sviluppatore delle proprie vere e proprie missioni con degli obiettivi che l'utente è sfidato a raggiungere in un determinato periodo temporale. Ma l'elemento chiave però è rappresentato dal fatto che lo sviluppatore può poi premiare gli utenti quando completano determinati obiettivi e il premio può essere fornito da degli sponsor esterni, cioè degli inserzionisti che possono caricare delle offerte promozionali come dei coupon, delle offerte speciali, e che in questo modo possono acquisire nuovi clienti, però interagendo dentro un'esperienza di gioco. Quindi fondamentalmente a seconda della tipologia di obiettivo raggiunto, diciamo, si hanno diversi tipi di vantaggi, giusto? Esattamente, sì. E, dimmi una cosa, com'è nata l'idea? Ma l'idea nasce dal nostro background precedente. Io e il mio cofondatore Filippo Privitera, insieme ad altri due cofondatori, Walter Ferrara e William Nespoli, lavoriamo insieme già da diversi anni. In particolar modo abbiamo sviluppato una startup nel 2008 nel settore della pubblicità online che si chiamava AdRight. E all'inizio del 2009 questa startup è stata acquisita da Register.it, società del gruppo Dada, assolto gruppo RCS, interessata a sfruttare questa piattaforma per offrire ai propri clienti del mondo domini servizi pubblicitari. A seguito dell'acquisizione siamo entrati dentro Register. In particolar modo io sono diventato responsabile prodotto per l'advertising. E quindi abbiamo iniziato un po' a lavorare sulle tematiche di advertising in maniera molto estesa e nella primavera-estate 2010 siamo resi conto che la pubblicità online è sempre molto più ottimizzata verso i bisogni dell'inserzionista o dell'editore, ma non ha una vera e propria relazione con l'utente finale. Quindi da qui è nata l'idea di cercare di costruire una forma pubblicitaria che in realtà creasse un beneficio per l'utente finale. E da qui poi è nato, attraverso varie iterazioni e ragionamenti, proprio l'idea di Bean2, che altro non è che l'idea di permettere agli utenti finali di ottenere, di trasformare il tempo speso nel mondo virtuale in benefici reali. Chiarissimo, dimmi il nome invece da dove deriva? Allora, il nome è stato pensato dal quinto cofondatore Andrea Cozzi, che è l'uomo del design, diciamo, che si è unito a noi nel settembre 2010, si è unito a me nel settembre 2010 per iniziare a sviluppare il primo prototipo. All'epoca eravamo io, Filippo e Andrea a lavorarci sopra. Poi ci hanno raggiunto Walter e William nel gennaio 2011. Lui è semplicemente stava riflettendo su vari nomi che fossero accattivanti e ovviamente per cui ci fosse la disponibilità del dominio.com. L'idea di Bean2 nasce dal concetto, perché poi il payoff è your real game, quindi Bean2, your real game, che significa essere anche tu in questo gioco reale, cioè nell'idea che il gioco diventi reale. Mi hai detto prima che fondamentalmente voi avete delle partnership con delle app. Sì. Mi sapresti indicare quelle che insomma stanno avendo più successo? Ma tra di tutte, di particolare rilievo, che siamo integrati all'interno di Fruit Ninja Free per Android, che è una delle app in assoluto più scaricate del
nel marketplace Android. In Italia è al quarto posto, ma è stata anche più in alto. E ben presto saremo anche sulla versione Lite per iOS e iPad, quindi comunque lì è top 10 in diversi paesi. Abbiamo poi diversi altri giochi oltre il milione di utenti, un gioco che è stato featured da Google Android Marketplace e Asteroid Defense, è la sua nuova versione, che in realtà è un gioco leggermente diverso, Asteroid Defense 2. Stiamo parlando di giochi tutti oltre il milione di download. Quindi comunque siamo riusciti ad avere diciamo, l'interesse da parte di alcuni veri game studio molto, molto di rilievo. Quindi di fatto si tratta di gamification, no? Sì, assolutamente. L'idea è appunto di creare un layer di gamification che sia applicabile non solo nei giochi, ma anche in applicazioni diverse, e che permetta però al tempo stesso di monetizzare la gamification tramite il concetto dei reward. Quindi, visto che parlavi di monetizzare, il cliente finale gioca e ha un vantaggio poi a livello di prezzo su alcuni prodotti che sono quelli dei partner, giusto? Sì. Ma chi sviluppa le app, ad esempio, piuttosto che i partner stessi, quali vantaggi hanno? Ma allora, gli sviluppatori di app hanno il vantaggio innanzitutto di aumentare l'engagement e di creare un layer di gamification, quindi poter far interagire meglio i propri utenti e fidelizzarli. Il secondo vantaggio fondamentale per lo sviluppatore è la monetizzazione, perché sostanzialmente noi andiamo a fare una revenue share. L'inserzionista paga quando si generano delle action, come l'acquisto da parte dell'utente o l'inserimento di una mail per scaricare il coupon. Queste revenues raccolte vengono poi suddivise con lo sviluppatore, che addirittura prende il 60%, quindi diciamo una quota maggioritaria. Lo sviluppatore sviluppa l'app, dopodiché questa entra in partnership con Bintu, che poi attraverso i propri clienti la pubblicizza di fatto, no? Esatto, e gli permette anche di ricevere poi delle offerte dagli inserzionisti che generano revenues per lo sviluppatore. Perfetto. Dimmi, ci sono prospettive di cambiamenti, funzionalità aggiuntive, prospettive di crescita? Sì, allora, le prospettive di crescita sono numerose, nel senso che abbiamo in pipeline una serie di nuove partnership e puntiamo entro giugno 2012 ad avere un reach di oltre 50 milioni di utenti e avere oltre ad attestarci su almeno 10 milioni di utenti attivi giornalmente, è il nostro goal per il Q1 e Q2 2012. In termini di prodotto, ci sono assolutamente nuove features in ballo che saranno poi presentate alla Games Developer Conference di San Francisco, dove siamo sponsor e dove faremo un grande effort di comunicazione, ma possiamo dire già in anteprima, anche se non possiamo non riveliamo esattamente i dettagli, ma l'idea di fondo è che oggi l'utente riceve il premio mentre gioca, ma ben presto potrà ricevere dei crediti in base alle proprie azioni e attivamente andare a cercare delle offerte di partner e poterle acquistare con uno sconto che sarà direttamente proporzionale ai propri crediti. Quindi l'idea di fondo è non solo ricevere il premio, un'azione più passiva, quindi l'utente non deve aspettare di ricevere il premio, ma attivamente, con i crediti raccolti in base ai propri giochi, può andare ad acquistare delle offerte selezionandole lui. E questo ovviamente per noi è fondamentale, in quanto permetterà anche di profilare l'utente in base ai propri interessi e conseguentemente di riuscire addirittura a fornire sempre più offerte che siano interessanti per quello specifico utente, one to one. Chiarissimo, insomma, una specie di behavioral advertising. Esatto, dove però l'utente alla fine ha dei vantaggi in termini di sconti proporzionali ai propri crediti e quindi Esattamente. a quanto sta realizzando. Mi sapresti dire i numeri di Bintu?
Sì, allora Bintu oggi ha un reach globale, un reach pubblicitario di 25 milioni di utenti nel mondo e 3 milioni attivi giornalmente. Quindi ogni giorno significa che 3 milioni di utenti sono un audience che può ricevere le offerte dei nostri advertiser. Ha circa quasi 250 developers on board, sono state rilasciate in fase di rilascio oltre 60 apps mobile. Abbiamo misurato dei tassi di conversione delle offerte, cioè di effettiva interazione tra l'utente e il brand, che poi effettivamente dei tassi diciamo di reale acquisto nell'ordine del 18-20%, quindi molto più elevati di campagne pubblicitarie standard. E ogni giorno abbiamo già oggi il potenziale per poter consegnare 1 milione di premi al giorno a 1 milione e oltre utenti unici. Quindi comunque è un potenziale importante. Oltre a ciò, c'è da dire che l'utente può anche, se vuole, iscriversi proprio a Bintu per agganciare il proprio profilo Facebook e poter sfidare amici, eccetera. Quasi 400.000 utenti hanno già fatto hanno già importato il loro profilo, si sono iscritti a Bintu, quindi c'è una community di 400.000 utenti di cui conosciamo diversi dettagli. Quindi i numeri sono molto interessanti, diciamo, come audience pubblicitaria. Per quanto riguarda l'integrazione, mi dicevi prima che c'è l'app di Fruit Ninja Free per Android. Sì. Per quanto riguarda invece le app per iPhone, piuttosto che altri tipi di integrazione, quali pensi che siano le tempistiche? Ma a gennaio rilasceremo 4 giochi iPhone e iPad di grande successo, e questo ci permetterà di avere un fortissimo audience su iPhone. Non posso fare il disclosure dei nomi, ma saranno tutte, diciamo, tra il 3 e il 30 gennaio ci saranno questi rilasci sull'Apple Store, e quindi questi sono quelli immediati. Ne abbiamo altri in pipeline, insomma, ben presto, nei prossimi 6 mesi, vedrete sempre più l'Apple Store inondato di app che utilizzano la tecnologia Bintu. Molto spesso non è neanche detto che sia visibile, perché noi offriamo anche l'opportunità agli sviluppatori di integrarlo in white label. Quindi non è neanche detto che ci debba per forza essere il brand Bintu, vogliamo proprio essere un engine di gamification anche in white label per chi lo desiderasse. Quindi che cosa ci dobbiamo aspettare nel futuro prossimo e nel futuro più remoto? Da qui a 12 mesi l'obiettivo è avere una community di iscritti con profilo associato di 10 milioni di utenti che sfrutteranno i loro crediti per generare transazioni mediate da noi. L'obiettivo per il 2012 è di portare il reach da 25 milioni attuali a 100 milioni di utenti entro dicembre 2012 e arrivare a 25 milioni di daily active users entro il 2012. Nel futuro più remoto, l'obiettivo è veramente diventare il leader della gamification internazionale e quindi puntare a un reach di 300 milioni di utenti e 60 milioni di daily active users. Questo è l'obiettivo ambizioso che ci poniamo da qui al 2013. Ovviamente per fare questo avremo bisogno di fondi, ma già questo è in discussione, quindi stiamo iniziando discussioni per potenziali investimenti, quindi speriamo e ci dobbiamo aspettare che nel corso del 2012 vi possa essere anche un investimento importante che ci permetta di accelerare la crescita. Immagino che in tutto questo la vittoria alle web abbia avuto un grosso peso. Sì, la vittoria del web ha avuto un peso determinante, più che altro perché, come sempre, l'essere sui media aiuta enormemente, anche se di fatto non nulla è diverso rispetto a prima della vittoria, quando il prodotto è sempre lì, però ci ha permesso di avere una visibilità mediatica e questo sta aiutando decisamente. Perfetto, Antonio, io ti ringrazio tantissimo per il tuo tempo e per essere stato qui con noi oggi. Grazie a te e grazie ai vostri ascoltatori.